saluto innanzitutto al sindaco di Piadezza e ai suoi colleghi che sono numerosi, segno dell'importanza di un'inaugurazione, vuol dire, che coinvolge evidentemente la comunità non soltanto di Piadezza ma di esempio anche a tutti gli altri. Anch'io come il presidente del Consiglio, come tutti voi, abbiamo notato l'emozione di Bernabé nel suo intervento. Devo dire che è una giusta emozione, perché questa struttura nasce con una grande passione, cioè garantire una modalità di cura diversa, in modo particolare orientata alla cronicità. Questo è il grande tema, la grande sfida dei sistemi sanitari. L'ospedale deve occuparsi della fase acuta, ma c'è un problema di dedicarsi con attenzione e con una modalità diversa nei confronti delle persone anziane. Qui nasce una modalità di una casa della salute strutturale che risponde, come dire, a questi requisiti. E sono partito da voi non casualmente, ma perché questo, come dire, è il futuro della sanità, non soltanto piemontese e italiana. Grazie. Conclusione, il sindaco Antonio Castello, che è stato sicuramente partner importante in questa avventura. Ad esempio, giusto per citare due cose, in due cose importanti nella prospettiva di aprire un ambulatorio orientato alla fragilità e nella prospettiva di aprire la struttura 12 ore al giorno, 7 giorni su 7, 365 giorni all'anno. Grazie Sergio, benvenuti. Benvenuti a tutti a Piadezza. Per me è anche motivo di grande orgoglio essere qui dopo diversi anni che siamo stati sul progetto, oggi arrivare a una prima conclusione che è un piano strategico per la rinascita della nostra cittadina. Detto questo, permettetemi di ringraziare ancora la cooperativa Frassati, che sul nostro territorio sta dando un importante ritorno dal punto di vista assistenziale, come anche il CISA, perché qua noi abbiamo il dottor Colonna con il dottor Perna, tutto il consiglio di amministrazione e tutti i sindaci che sono all'interno del comitato dei sindaci e del CISA, dell'assemblea del CISA, che sta a testimoniare la grande collaborazione che c'è anche tra ASL e consorzio socioassistenziale, che è un punto importante per valorizzare, per far crescere una serie di interventi che vanno a favore delle persone più bisognose, che vanno a favore di tutte quelle persone che non solo nell'ambito sanitario ma nell'ambito anche socioassistenziale hanno veramente bisogno. Grazie all'intervento di un privato, che è la fondazione, che comunque è un privato, noi siamo riusciti a far nascere questa struttura. L'ASL ci è stata a supporto, i medici a supporto purtroppo, ma l'investimento l'ha fatto la fondazione. E questo investimento, che non è solo su questa struttura, ma lo è stato anche su tante altre strutture, come lo è stato anche con la Frassati, hanno bisogno e ci permette di portare avanti quei progetti dove in un momento di crisi come questo, nonostante la buona volontà da parte delle istituzioni, dei comuni, dell'ASL e della regione, senza l'intervento dei privati, alcuni interventi non sarebbero stati possibili, non sarebbe stato possibile vederli. E quindi questo va a vostro onore come fondazione che operate sul nostro territorio, e di questa collaborazione, ripeto, ne siamo grati, perché i progetti che stiamo portando avanti sono tanti, e devo dire che di questa collaborazione ne stiamo facendo non solo un punto importante nell'ambito socioassistenziale, ma dovremmo fare un punto importante anche in altri ambiti industriali, eccetera. Quindi grazie per tutto il lavoro che è stato fatto, grazie a voi medici, dell'equipe, del centro della salute, grazie alla regione per il supporto che ha dato, all'ASL e a tutti i medici, CIS e tutto quanto. Quindi grazie ancora, e spero che di queste, e sono convinto che di queste possibilità, di questi progetti ne nasceranno in futuro e saranno quelli che potranno ancora ridare slancio ai cittadini, come quella di Piadezza, come tante altre, dove il supporto del privato ormai è diventato un bel esempio di collaborazione tra pubblico e privato. Grazie.